qualcuno di voi già sa, abbiamo avuto il primo caso di coronavirus anche a Cardinale. Ci aspettavamo che prima o poi potesse succedere. Per fortuna è successa la cosa meno grave di quello che sarebbe potuto accadere, nel senso che il positivo è un operatore sanitario che lavorava presso la Domus Aurea, ragazzo che è risultato essere negativo al primo tampone, si è positivizzato successivamente. Molto probabilmente perché con lo sprezzo del pericolo ha continuato a lavorare per far sì che i nostri nonnini non rimanessero da soli. Aveva già per fortuna preso le dovute precauzioni perché, come vi ripeto, essendo un operatore sanitario, si era già messo in autoquarantena, non ha avuto rapporti con nessuno, solo con i vecchietti della Domus Aurea. Quindi da questo punto di vista possiamo stare tranquilli, perché non dovrebbe essere veicolo di trasmissione del virus. Un'altra informazione che vi volevo dare, come sicuramente avete visto il video durante il quale MTP Cardinale ci ha consegnato le mascherine, dopo domani mattina le prime 200 mascherine cominceranno ad essere consegnate presso le case di chi ne ha fatto richiesta. I nostri operatori ecologici già stamattina hanno raccolto i tagliandini di chi li richiedeva. Una cosa che vi dico, ho visto che sui tagliandini c'era scritto 7, 8 mascherine, 10 mascherine, noi ne abbiamo 200 da distribuire su tutto il territorio. Quindi si tratterà di una mascherina a famiglia, anche perché è inutile dare 8-10 mascherine a famiglia, perché una sola persona per ogni famiglia può uscire di casa. E poi, in ultimo e non ultimo, vi volevo dare una notizia che ha del ridicolo. Il giorno 2 di aprile, i sindaci del territorio ci siamo portati tutti insieme presso la casa di cura Domus Aurea a verificare che tutti i vecchietti venissero trasferiti. Visto che si procedeva al rilento, siamo voluti essere presenti noi per verificare con i nostri occhi che ciò che c'era stato promesso più volte e più volte era stato rimandato venisse eseguito questa volta. Ebbene, stamattina io e tutti gli altri sindaci ci troviamo un verbale di 400 euro perché siamo andati a verificare che i nostri nonnini venissero trasferiti. Grazie a chi ci ha fatto questo bel regalino. Naturalmente, ci è stato contestato il verbale perché ci siamo allontanati dal nostro territorio e siamo entrati in zona rossa. L'abbiamo fatto a salvaguardia dei nostri cittadini e dei dipendenti della Domus Aurea che ancora erano lì dentro. Comunque, questo è il regalo di Pasqua che ci ritroviamo i sindaci che siamo intervenuti per far sì che i vecchietti venissero trasferiti. Quella che oggi inizia è